un presente all'altro, abbiamo quello della Paolana Logatto con noi, ben trovato. Buonasera a Buonasera. tutti. Sconfitta di misure in casa dello Scalea, un risultato giusto, comunque continua sempre questa altalena tra gare interne e gare esterne, purtroppo per la Paolana. Ma diciamo che oggi abbiamo molto una sconfitta amara per noi perché per quello visto sul campo ci sta stretta. Abbiamo avuto 4-5 palle gol nitide ma che non siamo riusciti a concretizzare. Sul piano tecnico sicuramente forse abbiamo fatto qualcosina in più noi dello Scalea. Però questo è il calcio, sappiamo comunque che bisogna accettare la sconfitta, sia per come è arrivata, perché loro hanno segnato subito nei primi 15 minuti, e poi diciamo che non abbiamo corso nessun pericolo da lì alla Sì. fine. Però ci sta, sicuramente un punto era forse giusto, Sì. diciamo che un pareggio era giusto per tutte e due la società, però ci sta, Antonio. Sì. È un cammino quello della Paolana, insomma dall'inizio è stato fissato questo obiettivo della salvezza prima possibile. Alla fine diciamo che non avete mai corso un vero e proprio pericolo, avete continuato su questa linea, il girone di ritorno nel girone di andata. Ecco, nel girone di ritorno, anche se sarà difficile, dovete contare necessariamente su sulle gare interne per centrare questa salvezza che teniamo sempre in riferimento quest'oggi la quota fissata da Alberto Criaco, poi settimana prossima vedremo, magari ne fisseremo un'altra. 35 punti, mancherebbero solo 8 per voi. Sì, diciamo che dobbiamo guardare alle partite interne per raggiungere la quota salvezza, anche se abbiamo un paio di partite difficili anche in casa, però cerchiamo di fare il nostro meglio, lottare fino alla fine per raggiungere il primo obiettivo stagionale. Sì. Guarda, oggi è stata una partita come ho ascoltato prima il presidente dello Scalea, noi abbiamo giocato con 6 under, sai benissimo che noi puntiamo molto sui giovani, penso che non ci siano altre squadre in eccellenza che giocano con 5-6 under a partita, vuoi magari qualcuno infortunato, qualche assenza, insomma eravamo costretti, però noi abbiamo questo progetto della Paolana già da anni. Infatti a noi, al contrario di altre società, diciamo che non manca un parco under. Perché ci avete lavorato già. Abbiamo lavorato durante gli anni e Sì. magari siamo arrivati prima, abbiamo visto magari un po' più lungo rispetto ad altre società, sapevamo, abbiamo fatto questo progetto già 4 anni fa, quindi oggi possiamo dire che di raccogliere i primi frutti. Vero anche che avete attinto dalla vicina Rende, no? Come Sì, ragazzi. noi siamo in collaborazione sia con Rende che col Cosenza, valorizziamo anche dei loro ragazzi, noi diciamo, collaboriamo anche con loro, Sì. c'è un rapporto di collaborazione già da anni con il Rende, con il Cosenza, però diciamo che i frutti si vedono perché quando sul mercato a dicembre ti chiedono società di categorie superiori, ti chiedono i nostri under, qualcuno nostro, qualcuno che è in prestito dal Rende dal Cosenza, vuol dire che abbiamo lavorato bene, vuol dire che i frutti si vedono, perché comunque è qua poi che la società deve essere brava a valorizzare questi giovani, perché se io li faccio stare in panchina, gioco con il minimo di under 3 a partita, sicuramente non hanno tutti quello spazio per poterli farli crescere. Sì. Invece noi puntiamo ogni partita a giocare almeno con 5 under, 5-6 under, oggi abbiamo finito con 7 under addirittura. È un progetto che, come ti ripeto, è da anni che va avanti e vediamo che i frutti comunque li stiamo Sì. raccogliendo. Vincenzo. Beh, 7 under vuol dire che già nella classifica per l'incentivo siete avanti, Presidente. Sì, siamo abbastanza avanti, sapevamo comunque, come abbiamo detto già diverse volte, che a parte 2 squadre, 3 squadre, diciamo in questo campionato, era inutile fare diciamo una squadra per andare a competere contro
delle corazzate dove comunque non abbiamo, oggi come oggi non abbiamo le possibilità economiche. Quindi era da sciocchi comunque spendere dei soldi per competere con loro. Ci siamo comunque adeguati, siamo partiti con il nostro budget per arrivare fino alla fine di questo campionato, raccogliere l'obiettivo principale che è la salvezza il prima possibile, e penso che siamo già a buon punto, diciamo che siamo siamo all'80% dell'obiettivo. Vabbè Presidente, possiamo dire salvati... qualcosa, guarda, no, con uno o due giocatori in più, con uno o due over in più, sicuramente avremmo fatto un altro campionato. Dico Presidente, vi siete salvati l'anno scorso che eravate terzultimi a questa giornata con 12 punti, adesso siete insomma quinti in classifica, non è che siete salvi, siete strasaldi. Ma mai dire mai, se facciamo un campionato all'inverso come l'anno scorso, mi sa che non ci siamo ancora, quindi è meglio avere la matematica di una possibile. Non penso col vostro allenatore, non penso proprio. Però Vincenzo, se il campionato lo dovrà, se continua con questa linea, no? Che in trasferta si raccoglie poco. In casa comunque la Paolana avrà Olympic Rossonese, avrà il Cotronei, avrà la Reggio Mediterranea, per dire tre gare. Poi bisogna vedere anche le altre sfide. Partiamo anche dall'Acri prossima settimana, sabato in diretta, non so se sarà una gara così semplice, ecco. È vero, ma io ieri quando eravamo a Isola abbiamo discusso della salvezza. Non è in discussione, per carità, è chiaro che la Paolana è salva, però dico, non sarà, forse i numeri sono ristretti, il senso è questo qua. Questo volevo dire. Sono 8 punti, 9 punti quanto serveranno, però insomma bisogna raccoglierli, non sono gatto se d'accordo. Il prima possibile, sì, è questo che ci preme a noi, fare questi 9 punti il prima possibile e poi giocarci tutto quello che rimane. Sicuramente, come ti dicevo prima, le ricordo anche tu, abbiamo 3 partite difficili in casa, quindi non è facile, non è detto che giocare contro queste squadre insomma è una vittoria sicura, anche se giochiamo in casa. Un campionato di ritorno sappiamo benissimo che in Eccellenza è un campionato difficile, è un altro campionato, tutte le squadre adesso hanno bisogno di punti, e sappiamo benissimo che abbiamo una zona, diciamo, play-out cortissima, con pochi punti di differenza, e quindi tutti cercheranno di dare il massimo fino a fine campionato per raccogliere più punti possibili. Quindi questo che ci preme a noi, fare questi 9 punti il prima possibile, poi da lì in poi si vedrà. Bene, dai.